successo o dell'insuccesso, a volte a cosa sono legato? Per esempio, perché ci sono dei suoi film che hanno avuto un grandissimo successo, altri per me straordinari, tipo Temporale Rosi, che non mi sono spiegato perché. Ma io me li sono spiegati nel senso che ho cercato le ragioni, ho cercato di spiegarmi le ragioni, perché non è che non ho mai incolpato il pubblico o la critica, della critica mi sono interessato sempre poco, questo devo dire la verità, non ho mai cercato, non ho mai scritto a nessun critico lamentandomi perché non aveva capito il mio film, questo è una cosa folle, se non l'ha capito vuol dire che non mi sono spiegato, chiusa la faccenda, è così. Con il pubblico ho cercato ogni volta di spiegarmi perché un film che io avevo fatto e ci avevo sperato è andato male e mi sono dato delle risposte. Non è Temporale Rosi, io lo so, credo di sapere perché non ha avuto il successo che secondo i cinefili meritava, infatti ogni tanto viene citato, cioè, ma nessuno lo vuol prendere. Perché secondo me non riguardava in realtà, era una cosa assolutamente tagliata fuori, cioè nessuna donna, nessun uomo si poteva riconoscere in quei personaggi lì. Mi piacevano a me e mi divertivano a me e l'ho fatto con grande trasporto e grande piacere perché appunto raccontavano delle storie di piccole, delle storie semplici d'amore gentile, di gentili amori fra uomini e donne corpacciose, violente di mestiere, che invece con cervellini e con animucce da uccellini. Ecco, questo contrasto mi piaceva molto ed era così, però era così soltanto per chi faceva il catch, poi lì, in quella zona lì era così, ma in realtà il pubblico non si riconosceva in queste cose qua, quindi doveva apprezzare soltanto un fatto tutto esteriore, tutto che quello era molto riuscito, la parte diciamo fotografia di Delli Colli, la scenografia, sono andato sul posto, nelle Fiandre, in Inghilterra, dove si svolgono questi spettacoli, ma era un fatto tutto esteriore, in realtà non c'era questa famosa self-identification, non c'è mai stata. Questa è la mia risposta. E quindi l'ho tenuto conto in seguito. E invece c'è un film che ha avuto successo e che lei non si aspettava che lo avrebbe... Ma no, non mi aspettavo, per esempio, il successo che ha avuto l'Armata Brancaleone. Nel senso che io l'ho voluto fare perché mi piaceva farlo, mi divertiva e pensavo che, però, siccome aveva delle difficoltà gravi, intanto di rappresentare un medioevo che nessuno che andava nelle scuole non insegnano, insegnano un medioevo falso, tutto fatto di donzelle, cavalieri, di courtoisie, eccetera, non è vero niente. E quindi noi, io e Agi Scarpelli abbiamo volutamente fatto questo medioevo selvaggio, brutale, incivile, incolto, eccetera. Poi quel linguaggio che ci siamo inventati, che era in parte inventato, in parte invece autentico, preso, era abbastanza, poteva essere incomprensibile, tant'è vero che il produttore, che era poi Mario Cecchi Gori, non voleva, a un certo punto ha detto no, io questo film non lo faccio e allora io ho dovuto rinunciare al mio cachet, chiamiamolo, per incoraggiarlo a dire guarda io non voglio niente, vengo con te a percentuare in modo che tu faccia il film. E il film ha avuto un successo inusitato, veramente non me l'aspettavo, è andato avanti per anni e anni e anni, i ragazzi che cantavano quell'inno lì, Branca, 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 che era anche questa una trovata strepitosa di Rustichelli, che ha servito molto al film. Ecco, quello non me l'aspettavo, un successo così clamoroso,
non solo di pubblico, ma anche di critica. La critica è rimasta, molti sono rimasti anche esageratamente favorevoli, cominciando da Soldati, mi ricordo soltanto un articolo, fece un articolo. E beh, insomma, poi anche, ma in genere, amici miei, lo stesso, avrà avuto un successo anche quello assolutamente inusitato per un film che non meritava, e continuo a pensare che non lo meritasse. Successo sia di pubblico, e va bene quello, perché le beffe, eccetera, è una cosa, ma di critica, io non so perché ancora la critica continui a ritenerlo un film in cui ci siano dentro la malattia, la vecchiaia, tutta questa cosa, non è vero, non c'era. Era un film molto alla, diciamo, a tipo racconti, primi racconti di Buffalmacco, Calandrino, eccetera, che erano quello che erano, molto divertenti e basta, non avevano nessun'altra implicazione. Cosa vuol che le dica? D'altra parte, quando hanno successo, io sono contento, né ringrazio, non ho mai avuto corrispondenza né telefonica né con critici, quando sia, sì, quando dicevano bene, dicevano male, non ho, né mi sono lamentato né ho ringraziato, devo dire, perché il film sta lì. Se mi dicono, ah, ma che cos'è questa cosa, non è venuta bene, eccetera, vuol dire che non gliel'ho raccontata bene, glielo vado a spiegare a voce. Se non l'ha capito attraverso le immagini, vuol dire che non mi sono fatto capire. Oppure, se hanno capito delle cose attraverso le immagini che io credevo non ci fossero, può darsi che ci siano. Non è che la faccio tanto lunga, ecco. Senta, l'arco della lavorazione di un film va dalla scrittura del soggetto, poi al montaggio, fino a arrivare al montaggio, passando per riprese, così. Qual è il momento che a lei piace di più? Il momento che mi piace di più dipende. Che mi piace di più è le riprese. Sono le riprese perché quelle che mi danno meno preoccupazioni, meno fatiche, che faccio più con più facilità, leggerezza e disimpegno. Quello che mi è più faticoso e che mi impegna di più è la prima parte, che per me il film si divide in tre parti, appunto la preparazione, la realizzazione e l'edizione, che comprende naturalmente montaggio, doppiaggio, eccetera, musica e compagnia bella. La parte che è meno faticosa, che faccio con più disinvoltura e con meno fatica e così, sono le riprese. Perché? Perché la parte di preparazione mi impegna in una maniera faticosissima, perché voglio risolvere tutto lì, io. Quindi, cominciando dalla sceneggiatura che in genere mi dura insieme agli amici, naturalmente con quelli che sceneggio, dai 4 ai 7, 8 mesi. Poi c'è tutta la ricerca degli attori, che anche quella è una cosa che non mi fa dormire la notte, mi fa pensare, eccetera. E poi c'è la ricerca degli ambienti, delle location, eccetera, andare in giro dappertutto, per tutta l'Italia, per tutta la città, senza mai fermarsi, per cercare sempre la cosa che è giusta, e compagnia bella, centinaia di chilometri, centinaia di ore, compagnia bella, i provini, come vanno fatti, insomma, i costumi, chi è il costume, com'è il personaggio, deve essere vestito così oppure in un'altra maniera, insomma, questa preparazione mi impegna moltissimo, mi stanca moltissimo, mi piace molto, però mi permette di andare sul set che ho risolto tutto, credo, io, quello mi basta per essere tranquillo, che ho risolto tutto, e infatti giro io rapidamente, sempre, qualsiasi film che voi vediate, anche di grande, che sembra di grande importanza, eccetera, giro entro le 10 settimane. Poi c'è la terza fase, che è quella anche abbastanza, scusate, mi stanno suonando. Ultimissime due domande, senza. Sì, prego. Nella sua filmografia più recente c'è anche un documentario. Lo togli gli occhiali, se no. Ah, già. Grazie. C'è un. Su
un documentario su Nino Rota. Sì. Lei prima diceva che è un intenditore di musica. Qual è stato? No, intenditore, un appassionato, perché no, è diverso. Qual intendo. È stato il suo rapporto con, siccome nei molti suoi film ci sono delle musiche sì. significative, qual è stato il suo rapporto? Ma il rapporto con Rota è stato molto carino, soprattutto dal punto di vista personale, perché lui era un personaggio, non so come, nemmeno come chiamarlo, sembrava un essere un po' fantasmatico, era come un personaggio venuto lunare, perché era già fisicamente, era piccolino, con questa grande testa rotonda, pelata e quindi bianca, molto piccolo, esile, con una vocina, direi, non so, da fra l'angelico, ripeto, lunare, ed era sempre così, con questo stupore, con questa cosa, sembrava sempre sprovveduto, non sapeva quello che doveva fare, e invece lo sapeva, invece aveva una capacità tecnica di riconoscere le cose straordinarie, più di qualsiasi altro. E poi la cosa bella era che ogni volta che vedeva il film e tu dicevi allora vediamo così, diceva e che facciamo? Ma qui non ma va bene così, tendeva a non va bene così. Il che a me mi piaceva, perché io odio la musica nei film e qualcuno l'ha fatto senza mettercela. E lui in fondo, quando se ne parlava, mi dava anche ragione. Però, e poi quando si parlava, e poi quando si lavorava, si lavorava, lui aveva visto un film, se ne era parlato così, insomma, diciamo, come tutto l'insieme, si parlava poi dei personaggi, se qualcuno doveva essere un tema o meno. Bella, c'era poi, alla fine insomma si arrivava a casa sua dove c'era il pianoforte e lui tirava fuori, mi ricordo andava, tirava fuori dei fascicoli, per esempio musiche gaeliche, musiche dell'Irlanda, della Scozia, eccetera, si metteva a suonare queste cose molto belle, straordinarie, eccetera. Diceva va bene che secondo te questo, secondo me questa qua, sì, no, diceva va bene questa, e diceva questa qui va benissimo, facciamo questa. Insomma, non voleva lavorare, non voleva, non spingeva mai a mettere sue musiche. E poi sì, alla fine se ne sceglievamo una che mi piaceva in maniera particolare, lui su quel tema lì, poi ne traeva fuori uno suo, però aveva capito qual era perlomeno la mia indicazione, ecco. E mi ricordo queste sedute piacevolissime, che poi si parlava di tante cose, di altre cose, e lui era molto, molto, come posso dire, io parlavo, mi piaceva parlare di musica con lui, e a pianoforte, era un bravissimo pianista, bravissimo proprio, e così parlando e accennando eccetera si parlava di altri autori, da Mendelssohn a non so, e accennava e mi faceva capire tante cose che non avrei mai capito da solo sulla musica altrui. E quindi avevo un rapporto con lui molto, molto bello, e poi ci vedevamo spesso fuori in casa del suo amico e così, insomma, ci siamo frequentati molto, è stata una perdita notevole per me, che odio la musica nel cinema, quella sua si insinuava senza, perlomeno nei miei film, senza essere preponderante, come invece è secondo me nei film di Fellini, per cui non si capisce se quando senti una musichetta, quelle musiche ti viene in mente Fellini, però quando vedi certe cose ti viene in mente lui, non si sa nei film di Fellini chi è che ha come posso dire, chi è, lui è uno degli autori dei film di Fellini,
con quelle sue musichette che sembrano musichette che girano il mondo da sempre. Per esempio con Rustichelli che mi ha... E Rustichelli era un altro che, con il quale mi trovavo bene, lui molto più sinfonico, molto più meno aereo, meno gentile, semplice, lui era, aveva studiato del resto anche Rota, erano due, avevano fatto il conservatorio, sapevano di musica. Però aveva questa vena, Rustichelli aveva questa vena popolare, che io ho sfruttato diverse volte, perché era veramente, veramente popolare, perché infatti lui era, era romagnolo, non mi ricordo cos'era, lui era emiliano, eccetera, quindi insomma il quarto stato, il terzo stato, insomma lui era, era così, era molto appassionato, molto... E insomma me ne sono servito abbastanza bene, sia nei compagni, dove fece della bella musica, specialmente quei cori così, e sia nell'Amata Brancaleone, che si inventò quell'inno, che anche quello, quando senti quello, ti rivedi le immagini dell'Amata Brancaleone, c'è poco da fare, cioè è evocativo. E ultimamente, nelle ultime cose che ha fatto, chi ha usato? Piovani, che è bravo, è uno bravo, perché conosce anche lui la musica, la voglia, eccetera. Però in realtà io tendo a non mettere musica nei film, però non si può, perché poi i produttori, se non ci metti la musica, sembra che fai i pugnali, e allora insomma tenderei a non mettere la musica, tenderei a non mettere il colore, tenderei a non mettere il dialogo, dovrebbero essere muti, i film sono nati come racconti muti, motion picture, quindi sono pitture in movimento. Però lei è un grande maestro del rapporto con gli attori, farvi recitare. Sì, va bene, è certo, perché si fanno film sonori, parlati, e quindi è come in teatro, bisogna parlare con gli attori, farli recitare, dargli certe inquadrature, compagnia bella, o che siano attori professionisti o che siano invece, come si usa in Italia spesso, presi dalla strada. Sì, va bene, d'accordo. E infatti sarebbe molto più difficile farli muti, quei film che io faccio. Ma c'è nel cinema muto, ci sono dei capolavori che il cinema sonoro, colorato, musicato non ci sono, questa è la verità. Io poi mi ricordo, fra l'altro, io non mi ricordo i film muti. Io da bambino, 5 anni, 6 anni, 7 anni, entravo in questi cinemetti chiamati pidocchietti allora, che erano piccoli cinema, sgangherati, con proiezioni, non vi dico come, perché allora tutte le proiezioni fossero abbastanza, diciamo, così, sommarie, ma la sala era una sala strepitosamente, clamorosamente sonora, perché il pubblico seguiva tutto in maniera tale, perché io non mi ricordo film muti. Seguivo tutto, se c'era un film drammatico, che erano molto drammatici, poi fra l'altro loro erano sempre mamme che venivano i bambini, eccetera. E allora c'erano gente che parlava, che gridava, si inghiozzavano, piangevano, oppure se c'erano film di avventure, battimani, gente che, spettatori che si, uno contro l'altro, eccetera, arrivavano e chi salvavano, compagnia bella, insomma. Era tutto, e poi c'erano i film anche, che posso dire, le farze, tutte risate, eccetera. Era, io mi ricordo, insomma, tutta la mia formazione di cinema, dagli anni 20, perché io nel 20 avevo 5 anni, dagli anni 20 al 30, per 10 anni, io non ho mai visto film muti, ho sempre visto film straordinariamente... vivaci, sonori, accompagnati, tutto, quindi non è vero nemmeno questo, che si stava in silenzio lì come dei bambocci, la sala vibrava continuamente, e io ho questo ricordo del film degli anni 20. Senta, adesso sta lavorando a un nuovo progetto, ma
c'è un progetto che vorrebbe fare assolutamente? Che... è questo che sto facendo, perché uno che dice che non ho potuto fare, che rimane nel cassetto, no. Ma fra l'altro i film che rimangono nel cassetto è bene che ci rimangano, perché evidentemente se rimangono nel cassetto o perché tu non sei riuscito a, insomma, a convincertene mentre lo scrivevi, a maggior ragione è bene che rimangano lì, perché se non è convinto chi le deve fare, figuriamoci. Ma poi a me è capitato un paio di volte di film che ho preso, che ho fatto e che il produttore, insomma, non ha voluto realizzare, naturalmente, però dovrebbe fare un altro, eccetera, e quello, vabbè, non insisto mai molto su quello. E per un paio di film, per esempio uno è Speriamo che sia femmina, presentato, no, a tutte, nessuno l'ha voluto fare, nessuno voleva fare, ma che è questa cosa delle donne femministe, le donne, questi uomini, insomma, nessuno l'ha voluto fare, e io l'avevo messo da parte. Sono passati 7 anni, arriva da Di Clemente, che io non conoscevo, e mi dice, io ho letto, non so come mai l'aveva trovato, ho letto un copione, si chiama Speriamo che sia femmina, mi piacerebbe fare, ma dico, lei è sicuro che lo vuol fare, guardi che sono, sì, l'ho fatto, ha avuto il successo che ha avuto, e ho capito anche quello, perché, secondo me, se lo facevo, quando lo volevo fare io, sarebbe stato un fiasco, perché era un film fuori tempo, era anticipato. Invece erano passate le cose femministe, quelle che andavano in giro gridando, il lutto è mio, insomma tutte quelle cose, le battaglie femministe, quando è uscito il film era il momento giusto e ha avuto successo, se no non avrebbe avuto. Quindi i film devono seguire la loro sorte, quelli che c'erano nel cassetto li tengano. E su quello su cui sta lavorando adesso? Quello su cui sto lavorando adesso, ma speriamo che venga, io sono sempre molto dubbioso sui film che faccio, molto, non sono mai sicuro. Si chiama L'Uomo Nero, ecco, con questo ha capito di che si tratta, senza star tanto lì a raccontare. Ecco, i rapporti che abbiamo noi, italiani, ma non solo italiani, noi occidentali, con questi che vengono da un paese immenso di cui non sappiamo niente, li frequentiamo, vengono spesso in casa a fare dei servizi, li fanno, stanno nelle fabbriche eccetera, finito il lavoro se ne vanno e nessuno sa dove vanno, con chi vanno, che cosa pensano, non c'è dialogo, non c'è niente, ecco, volevo toccare questo un po', questa frattura che c'è fra noi occidentali e tutta sta gente che viene da questo immenso continente di cui non sappiamo nulla. Ecco. È sempre in forma di commedia. Sì, certamente. Senta, un'ultimissima cosa, lei ha fatto parte di un gruppo di registi che ha filmato Un altro mondo è possibile, film sì. Genova. Com'è stata quell'esperienza? Ma l'esperienza è stata molto, molto gradita, piacevole, perché mi sono trovato appunto con tanti amici, alcuni li conoscevo già da tempo, altri che non conoscevo. Abbiamo formato delle piccolissime truppe di 3 persone, c'era il regista, il direttore, l'operatore, chiamiamolo, e qualche volta un fonico, e piccolissime truppe che andavano in giro, ci eravamo assegnati ciascuno, appunto io avevo scelto di quella parte di Bocca d'Asse, altri insomma altri posti, e poi dopo la cosa è tutta sconvolta, però è stato bello il rapporto che avevamo fra noi, ci trovavamo la sera sul tardi dicendo tu hai fatto questo, tu hai fatto quest'altro, io non so cosa, insomma tutte le avventure che avevamo, allora cambiando i posti per il giorno dopo. Insomma, c'era una sessantina di persone che si radunavano la sera e raccontavano quello che era successo a loro, sentivano quello che era successo agli altri, che cosa probabilmente avevano, quindi cercare di stabilire cosa fare il giorno dopo.
Ed era una cosa molto piacevole, molto gradita, questo rapporto che aveva questo grande gruppo, che tutti volevano fare e tutti erano orientati molto bene su quello che si voleva fare. E poi ognuno le esperienze che aveva avuto con i rapporti con gli agenti, con i gruppi, con le persone, insomma, a mio avviso è stata una cosa a tutti, ma comunque a me molto positiva, soprattutto perché mi è arrivata la fine della mia vita, non mi sarà mai aspettato. Dopo 4-5 anni che non sapevo che fare, nessuno di noi sapeva che fare, perciò dico che adesso il cinema in italiano dei giovani vedrà che secondo me prende un suo sussulto, eccetera. Siamo stati 4-5 anni con il centro-sinistra, eravamo tutti di sinistra, ma annoiati, devo dire la verità, io mi sono annoiato, non sapevo che fare. Per fortuna ha vinto il centrodestra, allora si sono riempite le piazze, i cortei, le cose, eccetera, si è mosso tutto quanto, come si muoveva quando, subito dopo la guerra, si andava in piazza, si facevano le manifestazioni, si facevano le elezioni che erano delle emozioni tremende, chi vinceva, chi perdeva, monarchia, la Repubblica, era tutto un movimento, c'era una vivacità, una cosa che poi che si è sempre avuto contro la censura, contro le poter filmare, dire delle cose, insomma c'era una battaglia continua fra gente che la pensava in maniera diversa, benissimo. Poi ha vinto il centro-sinistra per l'unica volta nella sua storia e si è tutto appiattito e io vi dico la verità, mi ero depresso. Adesso non sono più depresso. Forse dovevano far vedere che erano bravi, primi della classe, hanno sbagliato. Chi? Il centro-sinistra. Ah, vabbè, non so, ma non ero depresso, non è che volevo fare una politica, io poi non faccio politica, non l'ho mai fatta, non è che pensavo, ah, fossi, bisogna fare così, bisogna fare così, non so. No, io stavo zitto, andava bene, era il centro-sinistra. Erano quelli che avevamo votato, anche di là, non è che faccio tante critiche, da Lemar sì, quell'altro cosa no, ma se stavano loro, avevamo votati e quindi non c'erano grandi, come posso dire, per conto mio, per quanto mi riguarda, da fare. Infatti ho fatto un po' di film, l'unico che, ma perché era una cosa che riguardava la famiglia, l'unico è come è stato Parenti Serpenti, che aveva un minimo di corrosività, di pungente, eccetera, nei riguardi appunto delle famiglie, come si voleva, le famiglie sono tutte dei nidi di serpenti, eccetera, quello volevo dire e fare, ma però insomma in realtà non ce n'erano. Adesso per esempio c'è molto da fare per chi ha qualcosa da dire, sia a destra che a sinistra, intendiamoci. Però il cinema di destra non c'è, non è mai esistito. E quindi c'è qualche giovane regista che le piace, che secondo lei potrebbe... Ma sì, 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 ce ne sono, sì, sì, ce sono, c'è Marra, c'è Sorrentino, c'è Giordana, Muccino, che... Sì, Muccino, insomma, ce ne sono parecchi, adesso mi sfuggono i nomi, voglio dire, ce ne sono. Virzì, sì, ma lui dice così, ma poi in fondo, secondo me, ha fatto il primo film che sembrava, poi dopo va di routine, a meno che adesso non faccia le cose, insomma, non cambia, ma insomma non è che... È già datato, secondo me, così. Quindi, io poi lo dico, intendiamoci, la mia anche speranza, non è che... Però, insomma, ci sono delle gente nuova che parla, anche attori vengono fuori,
Certo, poi ci sono i. Ma Olmi ha fatto un film che io non lo so, della storia del cinema, che posto deve assumere, se non il primo o il terzo, non lo so, poi non so se l'avete visto. Appunto, vabbè, quelli sono quelli, Olmi e Olmi. Non è facile, insomma, andare a cercare degli Olmi.